che episodio siamo? Al quarto? Quinto? Madonna, compa, come vola il tempo quando ci si diverte, vero? Io conto non mi diverto, oddio. Che ci fai qua dentro? Sei in punizione, Giampi, che hai fatto il pallaccio? Ah, mi stava masturbando. Questo è il raccoglitore di guarda, perché... Che schifo! Vieni qua, entra, guarda, vieni qua. Guarda a terra, allora. Visto che c'è quella al centro che è diversa, tutti gli altri, tipo, in senso orario, no? Perché praticamente tu si crea un vortice di che si concentra tutto al centro. Ciao a tutti ragazzi, come sono fortunato Jax Murri e benvenuti nel quinto episodio di Spectrum. Siamo sempre qui con Giampiero, metti la peaceful. Bravo. Oggi ragazzi sceglieremo un nuovo branch da fare. L'ultima volta perfetto, difficulty zero. L'ultima volta abbiamo completato il parkour branch. Capite che cos'hai? Problemi alle mani, alle fatto. Falangi? Le tue falangi hanno qualcosa che non va? Visto che tocca a me, andremo a scegliere. Aspetta, perché tocca a te? L'adventure. Che hai deciso. Tu hai deciso il parkour, figa. Io non sono sicuro di questa tua scelta. Però ma Giamma, da che prima o poi dobbiamo fare tutte. È come quando non lo so. Che cazzo ne so, Giampi, un esempio. Fai un esempio. Oh porco due. Già abbiamo un qualcosa in testa, non mi piace. È una doccia. Qual esce il gas? Ah, siamo sotto la doccia e ci stavamo toccando tutti. Oh, buongiorno, salve. Che buongiorno. Before you leave, puttica. Ferma, puttana. Qualcuno ha bussato. Lo senti? Sì, compa, un... Guarda, sembra una cassettiera. È un villager che vuole aperto, Giampi. Chi è che sta bussando alla nostra porta? Ah, ma nei villager, prego, E che boh! Cameron. Cameron Diaz. I'm Cameron, a curator from the Hima Museum. Non mi ha scritto un cazzo a me, porco. Cosa posso fare per te? Ok, ma quanto parli, Cameron? Sei una macchinetta. Compa, a Cameron non ci piace parlare. Perché Cameron Diaz, se vieni, passa da mo'. Giampi, ecco, qualcuno ha rubato uno degli artefatti più costosi di questo museo. E giustamente noi gli abbiamo detto: perché non glielo non dà la sbirretta via la sbirraia? Ma guarda, siamo tipo in un una cittadina. E lui dice che non lo può dire alla polizia, perché la polizia poi si insospettirebbe. C'ha cose losche anche lui. Ah, ci ha chiesto di seguirlo, solo che io onestamente me lo sono perso dove è andato. Perché stavo... Come? Ma che testa di cazzo! Giampi, stavo facendo un attimo la traduzione. Qua c'è una palla, però. Allora, io non ho idea di dov'è. Però qua mi sa che è la fine del mondo. Quindi. E che è troppo bello, capite? È la fine del mondo. Oh madonna, veramente. Dopo questo vi faccio un bel tuffetto. Ah, allora, praticamente, Giampite, che vieni qua che ti spiego che cosa è successo in questo momento che mi stavo leggendo tutto. Praticamente, questo ci ha sgubbato questo artefatto, giusto? Ora noi ci ha dato delle spade, ha detto in caso la situazione diventasse pericolosa. Se però capissi dove minchia è andata a finire. Se noi completiamo questa quest, cioè se recuperiamo l'artefatto, ci dà praticamente degli zaffiri, ok? Il problema è che dobbiamo recuperare tre artefatti da mettere nelle tre chest. E ci deve dare un foglio per farci capire appunto dove sono queste ceste. Solo che la cosa primaria è che io non trovo lui. Quindi dove minchia sarà andato questo tizio? Perché non l'hai seguito quando ti ho detto di seguirlo, per carità? Tu non mi hai detto niente, Giampi. Che stavo traducendo? Mica posso fare tutto io, Giampi. Non puoi interessa niente, porco. Aiutami, cerchiamolo, Giampi. Sto cercando, sto girando davvero di... Si chiama Cameron, dillo. Cameron, dove sei? Dove è andato a finire? Intanto qua ci sono dei cheesecake, dei cheeseburger e dei donuts molto molto belli. Cameron, non fare il birbante. Esci, dai, che ti do la pappa. Ma qua è già iniziato tipo la cittadina, quindi non dovrebbe essere più indietro lui. Ma me lo domandi a me che ti ha detto a te? Ma che ne so, ti sto chiedendo dei consigli. Ma che compagno di merda sei di avventura? Sto leggendo quello che mi ha scritto a me. Mi ha scritto altre cose poi. Ah, ok. No, non lo dire, tranquillo. È semplicemente l'indizio più importante di tutta la mappa e lui se lo tiene per sé. È probabile, aspetta che... Avido di merda. As I was saying just hours ago, a thief broke in this museum through a windows. Oh, it just occurred me that I think I left the paper somewhere at the supermarket. Al supermarket? Ok, dobbiamo trovare il supermarket. E non lo so, che c'è scritto? Che ha lasciato il foglio di carta che ci serve al supermarket. Dove minchia è il supermarket? Ora, visto adesso non è più cercare camera, non è cercare un negozio per accattare una spesa. Camera, I just occurred to me that I left the paper somewhere at the supermarket. I'm sorry for the inconvenience, poi c'è scritto. Anyway, I don't think you have too much trouble finding the paper. Quindi non è detto che sia là. Dobbiamo trovare sto foglio di carta, porco. Dobbiamo trovare due. Il supermercato. Sì, hai ragione, il supermercato, esatto. Andiamoci per gradi. Facciamo a zone, allora, qui non è il supermercato. Dove ti stai infilando? Dentro le mura? Cosa c'è scritto qua? Volleyball court, no. Qua è un giardino semplice. Questo quindi è il giardino. Che bello, però. Guarda che bello addobbato. E dopo, allora, ci sposiamo? Che c'è anche l'arco tutto fiorito, fra. Ma scusami. Se tu fossi un sindaco, dove minchia lo metteresti? Un supermarket. Qua c'è la scuola. Accanto alla scuola. Picchi picciato a deve arrivare. Cazzo, non riesce a andare a fare una spesa. È la madonna. Diretta. Che cazzo è? Go green. Può essere che è questo. Che cazzo è go green? Può essere che il supermarket. Ah, oh, questo è il negozio di abbigliamento. Disappear, boy, disappear. Sì, è il negozio di abbigliamento. Sì, sì, sì. Ma non lo so. Perché aspetta, guarda. Drink. Guarda, è questo il supermercato.
interior, toys, piante, botanical garden. In this area you can get sample spinning. Lol. Può essere che qua dentro somewhere, fra. Qua nascosto in questo giardino. Ma sarà nascosta, tipo sarà dentro qualche cesta nascostissima. Right click to the map to receive the paper. Ce l'ho fatta. Vero? Dove cazzo era, fra? Oh Dio Cristo, cos'è sta cosa? Dove sei? Dove sei? Aspetti, io sono respawnato in Culonia. Si è buggato tutto. Sono morto. È una mappa stranissima, guarda, vieni qua. Ti sei spawnato in qualcosa. Ah, ok, te l'ha data la mappa, però. Guarda, qua è fighissima. Come funziona sta mappa? Right click to the map to receive the paper. La right click, ma non funziona un cazzo. Perché forse ce l'ho fatto io, quindi te l'ha data. Allora, praticamente ci ha detto forse cosa sono le cose da trovare. Esatto, vedi? Un diamante, una mela d'oro e quella dovrebbe chiamarsi tipo... Andiamo a ricliccare dove ho cliccato. Dai, vieni. Vieni tu, compagno. Scusa, volevo dire vai. Morri? Jumpy. Ogni volta che clicchiamo quella mappa, dopo... non so quanti secondi mi rispawna in alto e cado e muoio. Nella mappa fatta tipo grossa, capito? Cosa c'è scritto chest e cose varie. A me invece mi ha teleportato dove... dove? Ho preso la mappa praticamente. E dov'è? Dentro al Go Green, per Dio. Ah, ok, sto arrivando. Ma che cazzo sta succedendo, porca puttana? Allora, una cosa buona è che abbiamo la mappa. Il problema è che intendeva questo per paper. Perché poi dobbiamo trovare anche questi artefatti, no? Oh, porco Che c'è? Che è successo? Dio Cristo. Ti hanno preso. Ma che mi ha preso? Compa, mi sono... ma Gesù. Mi sono spawnati tipo 30 ragni davanti. Dobbiamo andare qua sotto, fra. Sicuro che dobbiamo andare nelle fogne, fra, te l'ho detto io. Ma ti sei delle torce? Una torce, compa, io ho un cuore per comandazione. Mi sono spawnati 30 così davanti. Beh. Non c'è uno spawner, si spawnano man mano porca che tu vai, fra. Troia, porca. Fatto apposta. Porca troia. Non si vede un cazzo. Porca troia. Aiuto. Muoio. Morire per Dio, dai. Dividiamoci. Proprio la cosa da non fare nelle mappe. Io sono alle prede con dei ragni del cazzo. Secondo me è la strada giusta, però. Ma anche secondo me, perché navighiamo. Oh porco! Potremmo uscire sostanzialmente. Mi è preso un infarto anche a me, porca troia. Quella chest, porco! Vero! Dove ho messo io gli item, guarda, lei. Vediamo. Oh, I did Oddio. The golden apple in... Oh, perfetto, ci dice dove andare. Allora, la golden apple è nel laboratorio del dottor Zook. Ok, so dov'è. Anch'io, allora andiamo. Visto che era la strada giusta, mi ho ricordato. Bravo, Jumpy, sei troppo bravo. Al 3 un applauso, 1, 2 e 3. Ma fai schifo, vero, sono un pezzo in mezzo. Oppa, ma offre l'applauso suo, ma che stai scherzando, stai. Qua, guarda dove è il dottor Zook, qua dentro, guarda qui subito. Tac, eccolo qui. Preso. Ma come si ci entra? Vediamo. If I am not available, you reach me at the address 405. Ma cazzo fai a entrare? Ma sei stupido? Se non mi passi davanti. Che cazzo c'entra che lo spacchi? È un adventure, posso fare quel cazzo che mi pare, fra. Ok, sono dentro. Test. Ma che cosa? Machinery manual. This is a machine that takes plant matter and decomposes it in order to make fertilizer. To use insert a sample of vegetation. L'albero, fra. Secondo me se butti l'albero, fra. Ok, vaffanculo, te lo butto qua. Thank you very much for donation. Mi devi dare il coso. Fra, io sono... Gira, che c'è una roba strana. Oh, slime del mio schifo, porco. Ma dov'è schifo, che sei sceso, fra? Dietro al laboratorio del coso. Ah, sì, arrivo. Perché ti sei buttato qua? Che c'è il bottone verde che ho già premuto. Mi ributto qui. Ed è tipo... Oddio. Basta okay. Di premerlo, porco. Non l'ho premuto, frate, tranquillo. Ok, dobbiamo scendere. Porta verde si è aperta, sì, ok, perfetto. Che prima era chiusa. Ma che il viola? Adesso sì, si è aperta la porta viola che è sopra. Ok, vai, saliamo. Qua, ecco, si è aperta. Adesso ci sono il bottone rosso. E si apre la porta rossa dove c'è la chest. Dimmi che c'è. Oh, si è aperto, ok, si è aperto quell'altra parte. Ok, dobbiamo rifare così. È tipo il labirintazzo. Trovato. Ma cadi il bottone rosso? Sì. Ok, perfetto. Allora si è aperta la porta rossa che ci vado subito. Ok, come si saliva? Oh, porca troia, finalmente. Oh, okay. Ok, abbiamo la mela d'oro. Ok, ragazzi, questo video finisce qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto questo quinto episodio di Spectrum. Nel prossimo episodio vedremo episodio di trovare con... insieme. Posso dire la mia concessione di questo episodio? Dai, vai, te lo concedo. Con me stavamo perché voi sei, sono un episodio molto bello che è complesso perché il nostro cervello si sta spirniciando, perché questa è un'adventure bella che è incazzata, senza spiegazioni, oppure siamo noi che non capiamo un cazzo. Ciao a tutti. Ci vediamo nel prossimo episodio. Lasciate un bel pollice in su, prima 10.000 like per avere subito il prossimo episodio. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. E noi ci vediamo al prossimo video. Woo! Non dimenticarti di seguirmi sul mio profilo GameKit.it per ottenere giochi gratis semplicemente giocando. Link in descrizione.